Nella seconda parte del video riguardante l'area della superficie laterale totale di un parallelepipedo, ora andiamo a vedere un problema un pochino più complesso. Nel video precedente abbiamo visto come applicare le formule nel caso diretto, ora vediamo come un esempio di come si può costruire un problema inverso, ovvero un problema in cui per esempio, abbiamo una delle aree e dobbiamo andare a trovare una delle dimensioni parallelepipedo. Il problema è il seguente: le dimensioni di base di un parallelepipedo rettangolo misurano 12 cm e 8 cm. Come prima, assumerò che questa sia la lunghezza e questa sia la larghezza, ma credete è totalmente indifferente ai fini della risoluzione del problema. Sapendo che l'area della superficie totale misura 312 cm quadrati, calcola l'altezza del parallelepipedo. Come prima, si comincia disegnando la nostra figura, che di nuovo non deve essere necessariamente in scala, ma deve ricordare la forma del parallelepipedo. Indico con A, B e C rispettivamente le tre dimensioni e vado a scrivermi i dati. Quindi, la prima dimensione di base A è 12 centimetri. La seconda dimensione di base B è 8 cm e area totale che come avete visto si indica con A grande T, 312 cm quadrati. In questo caso il problema mi chiede quanto vale C, ovvero l'altezza del parallelepipedo. Allora, per risolvere questi problemi ci sono varie strategie. Una di queste strategie è partire un po' da un certo punto dal fondo, no? Cioè da che cosa mi chiede il problema? Allora, mi chiede l'altezza, quindi la domanda che vi dovete porre è in quali delle formule del parallelepipedo che abbiamo insomma, imparato finora compare l'altezza? E l'unica formula in cui compare l'altezza è quella dell'area laterale che sto a riscrivere qui. Area laterale uguale a perimetro di base per altezza. Chiaramente, quindi per trovare l'altezza dovrò invertire la formula e in particolare dovrò scriverla come altezza uguale area laterale diviso perimetro di base. A questo punto mi devo chiedere, ho queste due informazioni, ho l'area laterale e il perimetro di base? In realtà né l'uno né l'altro, quindi a questo punto devo andare a vedere in quale formula o con quale formula posso ricavarmi l'area laterale e il perimetro di base. Cominciamo con l'aspetto più semplice, il perimetro di base. Il perimetro di base lo posso calcolare utilizzando direttamente i dati del mio problema, perché ho le dimensioni di base, quindi di nuovo il perimetro di base è il perimetro del rettangolo di base, quindi scrivo perimetro di base uguale 2 volte per 12 più 8, 12 più 8 fa 20 per 2, 40 centimetri. Quindi ho già ottenuto il primo pezzo che mi permetterà di ottenere alla fine la mia risposta, ovvero l'altezza del parallelepipedo. Riguardo all'area laterale, dobbiamo fare il solito discorso. Allora, quali sono le formule in cui compare l'area laterale? Ovviamente non posso considerare questa formula perché la sto già usando per trovare l'altezza, quindi devo pensare qual è un'altra formula in cui compare l'area laterale. Ovviamente è la formula dell'area totale, eh? Area totale uguale area laterale più 2 volte area di base. Come ho fatto prima, quindi dovrò invertire questa formula. La formula inversa che mi permette di trovare l'area laterale è ovviamente area totale meno 2 volte area di base. E di nuovo, come prima, mi devo domandare, ho queste informazioni? Ecco, nel caso dell'area totale, sì, perché è uno dei dati, no? 312 centimetri quadrati. Nel caso dell'area di base, no, ma lo posso calcolare molto velocemente perché l'area di base, appunto, è l'area di un rettangolo di cui conosco già le dimensioni, che sono A e B. 12 e 8, quindi faccio area di base uguale a 12 per 8, che fa 96 centimetri quadrati. A questo punto posso inserire questi valori nella formula inversa che mi permette di trovare l'area laterale, quindi uguale a 312 meno 2 per 96, faccio prima 2 per 96,
Sottraggo il risultato a 312 e il risultato è 120 centimetri quadrati. Questa è la mia area laterale. A questo punto torno alla mia formula inversa per trovare l'altezza. Al posto di area laterale metto 120, al posto del perimetro di base metto 40, quindi l'altezza sarà data da 120 diviso 40, ovvero 3 centimetri. È chiaro che di problemi inversi ce ne possiamo inventare quanto ci pare, ma l'importante è anche, soprattutto, capire la metodologia, la strategia che ci permette di risolvere questi problemi andando a individuare le formule corrette da applicare o direttamente o inversamente. E per oggi è tutto. Arrivederci da Mr. Boscherini.